In questo video, ragazzuoli, andremo a vedere i tots della League One. Ci sono alcuni giocatori interessantissimi. Voglio parlarvi di una SBC che è uscita e vi dirò la mia a riguardo. Cerchiamo di capire se tocca sbloccarla oppure no. Però prima di andare a vedere il video, se volete acquistare crediti su Foot, ma anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco, successivamente FC24. Potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox, PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Tocca fare un bel po' di partite, cioè abbiamo un paio di obiettivi da sbloccare, un paio di pacchetti. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete sentito, ma chi finiva la weekend league di venerdì tutta di fila praticamente, se facevi 11 vittorie uscivano tantissimi Mbappé, Dembélé e Zaïre Emery dai pick rossi. C'è stato un bug praticamente per venerdì. Ovviamente noi che finiremo la weekend league più tardi rimarremo fottuti come sempre. Quindi finiremo la weekend league con dei premi osceni, mentre chi ha fatto un venerdì 11 quasi tutti hanno trovato un Mbappé, Dembélé, roba varia. Vabbè, è scandalosa questa cosa. Poi ci sono buoni pacchetti qui, magari per riscattarsi un po' gli Emi regala qualche giocatorino forse. Voglio andare a vedere innanzitutto l'SBC è uscita, e dovrebbe essere uscita una giocatrice interessantissima, Bobby Morai, con così dal nulla. Allora andiamo ad aprirci qualche pacchetto al volo, vediamo se mi dà qualche tots osceno. Grazie, gentilissimi, come sempre. Altro tots interessante. Grandissimi. Porco schifo. Penso sia la Viani che sia uscita. Ok, non ho visto. Alla faccio cazzo. Porco schifo. Pure col tecnico plus. Passaggio teso. Trivela. Quindi questo con il 2 metti in direzione per fare la trivela, tirare le cannonate, esempio tutto in croce. In queste le skill 1,68 m. Carta interessantissima questa Viani. Alto alto. 90-89. Non penso ma che costa tanto. No, in realtà la 90. Però la 90 ma con i tozzi che ci sono che... Ma penso che forse costa sui 300.000 crediti. 300-400.000. Non penso di più. Buona Viani, ragazzi. Sembra una carta interessante. Tantissima, perché ha ottimo playstyle. Sapete benissimo che il playstyle plus del tecnico è uno dei migliori per gli attaccanti, no? Quindi già che c'ha quel playstyle parte con un punto di vantaggio. Tra l'altro ha statistiche top, 5 stelle skill pure. Non è da sottovalutare questa cosa. La trivela interessa, a me piace tantissimo la trivela perché arrivi sotto porta, tiri con le due, quando sei un po' in diagonale, tiri a tre uscillate sotto l'incrocio, la trivela plus, tre cannonate che sono anche difficili da parare per il portiere. Poi vabbè, altri playstyle interessanti, ma comunque quei due secondo me sono molto molto importanti da avere, soprattutto per un ruolo offensivo. Ovviamente la devo testare, penso che la sbloccherò con un altro account o comunque con altri giocatori quando avrò un po' di fodder, però ve lo consiglio, cioè, top. A playstyle top se rispecchia un minimo la sua carta. Poi comunque la Viani come body type in game, visto che ho provato le altre versioni, era top, quindi la Viani non sarà una delusione. Quindi magari se avete tanti fodder la potete sbloccare tranquillamente, andate un po' sul sicuro. Il nostro test lo abbiamo fatto, ve l'ho consigliato come giocatore, è un bel giocatore. Ora però, siccome mi sono rotto i coglioni di giocare con Gattuso a centrocampo, che non tutto il bene, ma porco, ogni carta che compri perdi crediti su questo gioco. Calma, l'unico che non perdo crediti, calma. Abbiamo la Malarda. Malarda non costa un cazzo, però la Malarda mi piace, ragazzi. La Malarda me la tengo. Difesa pure, anche se comunque Otamendi ho rotto un po' il cazzo perché è piccolino. Ci metto Gabriel, non è dato rosso. Allora voglio sistemare un po' il centrocampo e gli esterni. Allora vediamo un po' i tots della Ligue 1, se c'è qualcuno di interessante. Forse me lo metto difensore centrale, altro che... Allora vorrei provare la difesa. Come c'ho Gabriel? Allora, vorrei provare Hernandez o Dibò, che a 300.000 non lo so, sono tanti. Non lo so se vale la pena spenderli, però vabbè, dai, lo voglio testare. Non so per quale motivo voglio testare Lucas Hernandez. Quello che mi ha di la difesa, ragazzi, perché se voglio mettere pure il Todibo, Todibo sta sui 100.000, quindi guarda quanto sei bello. Ok, onesto, Todibo e Lucas Hernandez secondo me sono due difensori che si completano, uno magro, uno un po' più forte fisicamente come Todibo. Ci può essere una bella accoppiata. C'è da dire che comunque c'avevo Gabriel, quindi in realtà è semplicemente un test che voglio fare. Però vedi, crollano per poi prendere prezzo dopo. Quindi in realtà se tu lo riesci a prendere in un momento di picco basso, poi dopo che vanno fuori dai pacchetti aumentano sti tozze, perché comunque vedi in capi uscito da un bel po', ma comunque non è, io peso a 123, ma comunque di solito li compro anche presto i giocatori. Allora andiamo a mettere il buon Lucas Hernandez
e Todibo. Vediamo un po' la situazione, perché mo qua è complessa. La Santos va a fare l'esterno, così la squadra, ragazzi. Quindi ci testiamo questa coppia difensiva, Lucas Todibo. Per me non sarà male, visto che ultimamente quella coppia difensiva Otamendi in capì erano proprio piccolini, ragazzi. Nella mala esterna, Cantona e Sancho i due punti di riferimento, e poi questa difesa, classiche strutture. Andiamo a vedere i weekend come si comportano i boys, e soprattutto questa accoppiata difensiva. Spero che sia troppo, perché uno è un metro di 1,90 m, questo è un 1,84 m, quindi si devono completare un po' a vicenda. Io amo giocare sempre con uno enorme in game e l'altro un po' più piccolino, perché un po' piccolino tendo ad aggredire di più rispetto a quello grosso, che in teoria è quello pieno di CPU, no? Il bro ha perso tutti i crediti praticamente. L'attacco in teoria mi piace, comunque Cantona per me, vedi, questa cosa qui. Mamma mia, che golazo che gli ho fatto. Che golazo che gli ho fatto qua, eh. Oggi c'è partita a razzo, ragazzi. Bello. Ho spostato veramente il difensore. Van Dijk Todibo, praticamente. Enorme. Yeah, ragazzi, oggi è 3.000 sto giocando. Questo quit? 3.000 all'ora sto andando. Comunque, quest'attacco mi piace. Lancio Cantona, Malard. Infatti, vabbè, Cantona per me è fortissimo, mi giuro. Non so se l'avete provato, testato, ma giocatore. L'unica cosa è che non ho un attacco buggato, perché come ben sapete quest'anno servono meno l'ATS, quindi quello che va al posto di Sancho deve avere il playstyle aereo plus, perché purtroppo è un gioco buggato, ragazzi. Ci sono alcune meccaniche con colpo di testa, la sponda, la punta, la difesa si apre. Ci sono state tutte meccaniche, se avete visto sul canale, se avete visto i miei video, ve lo spiego, che sono lo scempio. Però non mi piace giocare con queste meccaniche, quindi piace giocare più con i giocatori che sanno giocare palla a terra, ragazzi. Quindi guarda la Santos, porco cane, guarda questa squadra, ragazzi, che guardo, incredibile. Mamma mia, Patrick Jisung cazzato col mondo. Qua sempre all'esterno, mi raccomando, ragazzi, quando dovete difendere prendete sempre all'esterno. Quindi con le punte di fare un po' di coaching mentre gioco, ragazzi. Non prendiamo subito difensore. Vedi? Attaccante. Vedi? È un gioco di fino di CPU, ragazzi. Dovete sfruttare la CPU. Mamma mia. Corre. Che cazzo è possibile? Di qua. E punte. Marca 100. Visto? Qui compattezza. Poi vinci i rimpali, perché sto giocando tutto i rimpali, figura. E vabbè, ovviamente poi c'è la marotta lì. Madonna mia, che golazo! Che golazzo di Cantona! Vedi qua, appena ho preso il difensore centrale, ho riuscito a prendere gol. Perché sono uscito a capocchia. Sono uscito mai con il difensore centrale, stavo riuscendo a prendere gol. E ora, devo essere sincero, i due centrali mi stanno piacendo. Soprattutto Todibo, eh. Todibo mi sta piacendo più di... più di CPU, eh. Questo tipo di doppi passi dentro l'aria faccio. Porco schifo. Mamma mia. Livello di CPU che ho messo qua. Ah, fa male. La X ha spalata, ovviamente Mukiele. Te lo giuro, ragazzi, Mukiele è diventato uno di quei terzini che sto odiando come no. Ma lui è Ashley Cole. Che li ho, mamma mia, ragazzi. Bravo, Todibo è fortissimo, ragazzi. C'è più Todibo di Lucas. Lucas, ragazzi, 300.000 crediti, un furto. Mamma mia, che mostro Todibo, ragazzi. Pisellone. CPU, bravo qua, Lucas. Bravo, Lucas. Questa bella CPU qui. Come facciamo gol? La palla! Il verde. Attivate il timer e imparate il verde, ragazzi. Qui... senza il verde non avrei mai fatto gol. Mai. Larga il gioco. Bravissimo. Oh, vuoi fare il bagato? Fai queste cose qua. 1, 2, 3. E fai gol. Vedi? Questi sono i bug di eSports FC. In realtà un golazo, deve essere sincero. Queste sono le cose particolari che sono uno step in più, no? Da pro player sono queste azioni qui. Sto facendo anche un tutorial mentre gioco di come stare in campo, visto che a volte mi chiedono Fabio, come mai prendo tanti gol. Le posizioni in campo, ragazzi, non dovete giocare a capocchia. Fanno i cambi di gioco, prendete gli esterni e correte a manetta. Non dovete temporeggiare, dovete correre e aggredire.
Che golazzo qua! Che golazzo qua, ragazzi! Un golazzo di Eric! Non dovete correre a pizza. Movimenti di corpo. Cazzo sinistro, vedi qua. E guardate anche cosa switch il vostro avversario. Quando sbagliate i passaggi, perché non guardate. Guardate che cazzo switch l'avversario. Vedi lui ce l'ha. C'ha Mataus, che cazzo è qua. Ora c'ha Kane. E difendi la palla, vedi qua, c'è il terzino. Lo mandi al bar. La punta è libera. Guardate qui, lui c'ha Ribéry. Movimenti di corpo, sta usando il raddoppio pure, vedi? Terzino, guarda qua. Mediano. Vedi, con Kimmich, chi sta switchando? Vedi dove crea il buco? Vedi qua? Vedi il buco? Stato di merda. Poi è un po' lento quando parla, quando dico questo, è un po' lento. Però il concetto è quello. Dovete guardare cosa switch l'avversario. Guarda Todibo, sempre presente Todibo. Oh ragazzi, abbiamo vinto 4-1, penso che sia finita la partita. Io spero che comunque vi sia piaciuto questo tipologia di video che abbiamo fatto. Perché ok, ho parlato dei giocatori, cosa ne penso di Todibo, della coppia difensiva. Però vi ho anche spiegato come stare in campo, come difendere. Alcuni concetti che se avete visto bene il video vi possono essere utili, vi possono aiutare. Ovviamente se volete un discorso di coaching privato fatemelo sapere. Non nei commenti ma via email. E spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrizione al canale. E vi dico che la buona coppia Todibo e Lucas Hernandez è una coppia eccezionale. Sinceramente Lucas Hernandez non vale quei crediti, Todibo li vale tutta la vita, anzi non è più forte Todibo di Lucas, però sono due giocatori diversi, è chiaro. Voto 9 al buon Todibo, 8 a buon Lucas Hernandez, completi assieme, state a posto. Todibo mi piace sia dal punto di vista della velocità, sia dal punto di vista della forza fisica, dei contrasti e della CPU, forte forte. Lucas Hernandez non è fatto impazzire molto nei contrasti e nella presenza in game un po' piccolina. Va bene, ci vediamo domani ragazzi con un prossimo video, un bacione e ciao.